Avete bisogno di crediti? Il link in descrizione vi porterà a un 7buy, sito affidabile, veloce ed economico. Scegliete il vostro ammontare di crediti, 200.000, 300.000, cliccate su buy, andate ad inserire il codice coupon NMF per avere il 5% di sconto. Tutti qui i link in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player view del Gallo Belotti nella sua versione, è una carta celeste. Sarebbe strada verso la finale oppure giocatore della nazione, non si capisce un cazzo veramente, perché in inglese è un nome, in italiano un altro. Vabbè, carta disponibile tramite obiettivi che scadono venerdì alle 18.59. Però prima di iniziare questo video, ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram, canale Twitch. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Allora, Belotti in carta ha tante qualità, ragazzi: colpo di testa, fisico, tiro e velocità. In game no, perché purtroppo la sua velocità, ad esempio, non è rispecchiata. 93 mi sembra più un 90, work rate che mi fa proprio schifo, alto in attacco e alto in difesa, body type medio, è un rapporto altezza-peso comunque giusto, 181 cm con 72 kg di peso, ci siamo assolutamente. Però quel 93 in velocità, secondo me, non si sente. Veramente, mi è sembrato più veloce un Immobile Tots a tratti, forse per i work rate, perché magari a volte lo ritrovavo un po' più arretrato rispetto alla fase offensiva. Il passaggio è 87, in carta va benissimo, ottimo, però in game sorge il dubbio. I passaggi più o meno li sa fare, però per essere un 87 secondo me no, assolutamente no, perché sbaglia dei passaggi di prima molto semplici, sbaglia dei passaggi ravvicinati molto semplici, ed è una cosa che non mi è piaciuta affatto. Il colpo di testa appunto in carta va benissimo, è di lusso, ma in game bisogna anche provarlo. Se vedete quello 000 è perché l'ho provato in amichevoli per sbloccare lo swap icon, ragazzi. Però comunque i gol me li ha fatti, 1, 2, 3, 4, 3, 4 gol. Ma non è un giocatore che sa tirare bene dalla distanza. Infatti il tiro di per sé va benissimo in aria, di potenza tiro, al volo, rigori anche. Però poi dalla distanza 79 veramente brutto. Il tiro a giro invece con 89 in effetto risulta essere positivo, però non è il suo punto forte. Diciamo che se a tu per tu col portiere ci troviamo con lui e vogliamo fargli un tiro a giro, ecco, l'effetto rientra, ma rientra anche la freddezza, scusatemi per la botta al microfono, che è 88 in carta. Ecco, questo può essere un piccolo problema in alcune situazioni, quindi magari ci tenderà lui, il Gallo Belotti, a far degli errori un po' troppo a tu per tu col portiere. Secondo me comunque il dribbling in generale va bene, è un pro insieme al tiro, perché comunque ha una buona agilità, un equilibrio reattivo, controllo palla e dribbling puro. Peccato per le tre di skill che le devo inserire come contro, perché comunque il dribbling va bene, però le skill no, assolutamente. La resistenza è buona, secondo me 91 è il minimo, e come pro assolutamente la forza 95. È un giocatore che ha 95 in aggressività, che però non dimostra in game. Non mi è sembrato veramente molto aggressivo. Come alternative vi posso dire magari nella Serie A un Immobile Tots, che è disponibile tramite SBC, oppure magari volendo un Muriel Tots e un Lautaro Martinez. Secondo me l'alternativa migliore è Lautaro Martinez Tots, come indice di ibridabilità da 1 a 5, italiano Torino in Italia 2.5. Ragazzi, gli obiettivi non sono difficili, i squad battles potete farli tranquillamente, anche il rivals, vabbè, dipende un po' dalla divisione nel quale siete. Ecco, vi consiglio più che altro le squad battles, campione prendete massimo 70 di valutazione, state proprio lisci come l'olio. Come stile intese l'ho provato col base e vi consiglierei magari un cacciatore volendo o anche un motore. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta era indeciso. Alla fine mi sono deciso per un voto un po' magnanimo, 7-. Giovi, perché questo 7-? Per me non rispecchia in game queste qualità in carta, a partire dalla velocità e dal fisico, che sì, 93, però solo la forza si fa sentire. Il passaggio 87 non si sente più di tanto, onestamente, e dalla distanza un po' così e così. Lo salva comunque il 5 di vite debole, che sono ottime,
e lo danneggia il Warcritz. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, e così vi rispondo. Vi ringrazio. Ciao belli.